Sì, certo, è carino, ok. Ma dai un'occhiata al mio giacchetto. E che ne dici della mia nuova custodia? I lustrini sono fuori moda, vanno i pop-it. Sara, guarda questo quaderno, l'ho decorato con gli adesivi. Ci sono cuoricini, stelline e un gelatino. Lo adoro. Oh, cavolo! Il mio quaderno è così noioso! Non posso farmi battere così! Deve esserci qualcosa che posso fare! Eh? Ho questi pennarelli! Ci sono! So cosa fare! Ho i pennarelli e un taglierino. Taglio via la punta così. Con qualche taglietto in più sembrerà un cuoricino. È venuto proprio carino e perfetto! Adesso prendo il quaderno e ci stampo sopra un bel cuore! Perché limitarsi ai cuoricini? Adesso ci sono anche bellissime stelline. Visto? Anche il mio quaderno è decorato e senza adesivi. Wow! Non posso credere ai miei occhi. Ho bisogno di qualcosa che faccia girare la testa e so esattamente cosa. Tinte complementari per la vittoria. Ma manca ancora qualcosa. Che cosa? Ah, questa palla non va bene. Wow! Mi piace troppo! Mamma! Oh, non adesso. Ok. C'è ancora molta vernice rimasta, il che mi lascia spazio per giocare. Grazie! Non so proprio cosa fare. Ok, proverò con un po' di... Ehi! Dov'è finita la mia tavolozza di colori? David? Sei tu? Scusami tanto? Guarda, l'ho fatto io! Lo chiamo acqua di stagno! Oh, lo so! Vuoi dipingerti la faccia? Dacci dentro, David! Oh, sì, voglio provare! Divertente, vero? Puoi dirlo forte? Sì! E se uso il dito? Eccolo! Ah, punti blu in arrivo, gente! Ma ora per il mio colore preferito! Ho finito! Guarda, mamma! Beh, non è incredibile? Ma proviamo un altro trucco! La simmetria può essere bella! E per dimostrare che è vero, puoi creare un'opera d'arte! È una bellissima farfalla! Questa linea le farà prendere vita, insieme al contorno delle ali. Anche dall'altra parte... Così... Ecco! Ammira questa bellezza! Ed è solo l'inizio, figliolo! Adesso la prima sfida di disegno, la lettera B! Ma dai, è facilissimo! Aspetta di vedere quello che combino! La mia lettera B ti lascerà di stucco. Ehi, ma che sta facendo Madison? Oh, sta disegnando un sacco di linee. A me quella non sembra una B. È ora di vincere questa sfida. Fatta! È perfetta. Madison, guarda, ho disegnato una B perfetta. Sì, molto carina. C'è così tanta polvere qui. E ciù! Oh no! Il mio disegno! È volato via con lo starnuto! Ma dov'è andato? Perché non torna? Oh, eccolo! Ma che schifo! Il mio lavoro è rovinato! Annie, ma che sarebbe quello? Fammi vedere quella di Madison! Ah, molto carina! La tua B prende un bel 10! Mi fai vedere come hai fatto? Ma certo! Comincia facendo una lunga linea a sinistra, poi 8 linee più corte così. Trasformale in quadrati, le ultime dovrebbero essere un po' inclinate. Adesso aggiungiamo altre 3 linee oblique e adesso le uniamo, vedi? Aggiungiamo linee sotto e sopra e dentro. Per finire basta ombreggiare un po' con la matita. Un cotton fioc ci aiuterà a sfumare. Ed è fatto! Facile, vero? Chissà che faremo adesso. Per la sfida 2 dovete disegnare l'amore. Sarà fantastico, sono prontissima! E userò 3 strumenti allo stesso tempo.
Li prendo tutti e tre e disegno tre linee contemporaneamente, vedi? Adesso ombreggiamo con la matita. E mi serve un cotton fioc per sfumarla. Sì, è fighissimo! Ma come si disegna un cuore? Lo so! No, non funzionerà. Ma forse se... no, neanche questo. Aspetta, chiedo aiuto. Meno male che ho sempre con me questo bottone aiuto. Lo premerò e aspetterò qualcuno. Ah, sì! Lei andrà benissimo! Ciao! Per favore, disegna tu al mio posto. La sfida è disegnare un cuore. Il cuore è il simbolo dell'amore. Scriveremo la parola sul foglio in questo modo. E adesso... il prossimo passaggio, un cerchio proprio qui, un altro qui, lo trasformeremo in un capolavoro. Ogni lettera si trasformerà in una mano. Non dimentichiamo le braccia e disegniamo dei raggi come ruote di bicicletta. Poi ovviamente ci servono i corpi e dei capelli per rendere tutto speciale. I vestiti, le gonne e le gambe. Decoriamo i vestiti e voilà! Ecco qui l'amore! Wow, brava, bravissima, grazie! Prego, adesso torno al mio lavoro. Che cosa? Non è giusto! Il disegno di Annie è stupendo! Serve anche a me aiuto per migliorare il mio! Ah, non vedo l'ora di vedere chi arriva! Oh mio Dio, è incredibile! È arrivata Billie Eilish ad aiutarmi! Sì, sono io, ciao! Ah! Sono la tua fan numero uno! Grazie, grazie, fai fare a me! Ma è davvero Billie Eilish! Non ci credo, è davvero lei! Ecco qui, ciao! Non posso credere che fosse la vera Billie Eilish! È pazzesco, vero? E adesso vediamo i lavori! Aspetta, ma... mi ha soltanto fatto un autografo! Ma è comunque fantastico, vero? Oh, Billie Eilish! 10 e lode per te, Madison! Oh, Annie, è davvero una bella idea dell'amore! Allegra, la devo incorniciare! E perché fermarsi qui? Ho solo bisogno di un po' di ispirazione... esatto, hai detto cosa? Oh, Susan, sei terribile! Oh, non lo so, accidenti! Cosa... scusami? Il mio foglio! Oh, colpa mia! Upsi! Guarda cosa hai fatto! È rovinato! Ehi! Posso mostrarti qualcosa? Mai sentito parlare di un incidente felice? Beh, ora ce l'hai di fronte! Oh! Wow. Posso? Sì, puoi anche fare diverse dimensioni! Sorprendente! Facciamolo! Quanti cerchi potrò fare? Quanti ne vuoi? Le cose stanno diventando folli! Puoi usare praticamente qualsiasi cosa, basta che sia circolare, ovviamente! Pensi che ce ne siano abbastanza? Sembra davvero bello, vero? Dammi il 5! Il mio piccolo artista! Oh, ridammi il gelato, stupido scoiattolo! No, non di là! Oh sì! Sotto con i pennelli! Sono un artista! Amo dipingere, sono il migliore! Oh no! Le ho sporcato il computer! Devo provare a pulirlo! Accidenti, così è ancora peggio! È persino più sporco di prima! Ha tutto il computer rosa! Quando lo vedrà, si infurierà! Si è svegliata! Che stai facendo? Perché mi fissi? Non me la stai raccontando giusta! Aspetta, ma... Ah? Cosa? Il computer! Che è successo? L'hai colorato di rosa! Oh? Che posso fare? Aspetta, una cannuccia! Forse so come rimediare a questo disastro! Vieni qui, mio piccolo laptop! Serve altro colore! Proprio così!
La soluzione non è pulire, ma colorare ancora. Bianco, giallo e anche un po' di viola. Stupendo, magari anche un po' di giallo scuro. Ok, adesso mi serve questa cannuccia. Con la cannuccia soffio sul colore e la sposto qui e lì sul laptop. Ancora e ancora, così verrà bello e colorato. Un sacco di tonalità diverse, proprio originale. Wow, è così bello che potrebbe stare in un museo. Stupendo, mi ricorda le onde dell'oceano. Incredibile, l'adoro. Wow, guarda cosa ha creato, fantastico. Ci faremo adesso. Guardate qui. La sfida numero 3 è appena cominciata. Ah, sembra difficile questa. Le stelle possono essere complicate da fare. Questa sfida ha un'altra caratteristica. Oh, il cappello! Aspetta, che dovremmo farci col cappello? Giratelo! Che mani magiche! Adesso mettete la mano nel cappello. Tu per prima. Wow! Dei pennarelli! Da paura, sono stupendi! No, oh, anch'io voglio dei colori! Dai, pennarelli, su! Aspetta, questo non è un pennarello. Sono occhiali! Ti sono toccati quelli strani. Ragazze, ridatemi il cappello. Tieni, Roberta. Madison, prova gli occhiali, dai. Ok, se proprio devo. Accidenti, come faccio a disegnare così? Non esiste, no. Aspetta, non vengono più via. No, no, sono parte della sfida. Ah, oh, va bene. Proverò comunque a disegnare questa stella. È difficilissimo. Verrà bruttissima. Meno male che non ho io gli occhiali. Cominciamo a disegnare una stella. Servono linee che si incrociano, così. Poi le uniamo. Tutto intorno, così. E adesso anche quelle rimanenti. Fatto! Serve un po' di colore. Verrà troppo bene, ne sono certa. Quanto mi piace colorare, ragazzi! Meno male che so colorare nei bordi. Sta venendo proprio bene. Così, ancora uno. Fatto! È perfetta! Ok, tempo scaduto. Ah, non riesco a toglierli. Oh, cavolo, è terribile! Madison, toglilo! Questa è la stella più bella che abbia mai fatto. Lavoro eccellente, Annie. Una bella stella. Non è giusto. Ancora uno e la torre sarà completa. No, è caduto. Accidenti, non ci riesco. Ma cosa abbiamo lì? Oh sì, pittura! E c'è anche il cavalletto. È ora di darsi all'arte. Lei è qua in giro? Non voglio farmi beccare. Ok, forza con i pennelli. Mi piace questo rosa, proprio bellino. Sono un grande, un pittore nato. Ok, ho preso tutto l'occorrente e... Ma che diavolo? E ciao, sto dipingendo, visto che bravo? Sì, bravissimo. E adesso che posso fare? Ha rovinato tutta la tela. Forse ho la soluzione. Ok, prendiamo la tela. Una bella A. E adesso spremiamo lo stesso colore che ha usato lui. Un po' di blu qui, servono altro blu e giallo, tutti i colori. Ora con questa spugnetta facciamo pulizia. Ma no, scherzo, fa parte dell'opera. Con la spugnetta do la forma che voglio ai colori. Non serve nemmeno troppa precisione. E poi è un lavoro divertentissimo da fare. Solo che ci vuole tempo. Bisogna fare tutto per bene, in fondo. Ho ricoperto tutta la tela coi colori e adesso posso rimuovere la A. Ed ecco che si stacca! Wow, è fantastico! Proprio come lo immaginavo, sì! Wow, fantastico! Sei davvero un artista! Fanne uno anche a me! Divertente! Ok, tiriamoli! Oh, ho perso! Uhuh, tocca a me girare la ruota! Chissà cosa troveremo! Una sorpresa! Wow! Possiamo scegliere così tante cose! Pensavo fosse una caramella. Cos'è? Si usa per disegnare. Ah, capito, in questo modo? Sembra divertente.
che ne pensi? Ok, usalo in quest'altro modo. Così disegnerai una spirale, vedi? Ti basterà muovere la penna. I cerchi fanno il resto, potrei farlo tutto il giorno. Sta venendo benissimo. Ok, proviamo con un colore diverso. Ah, così è molto meglio. E questi non mi servono più. Allora, che cosa ne pensi? Wow! Sono così ipnotici. Ashley, stai bene? Yuhu! Ehi, torna in te! Idea! Potrebbe essere un po' rumoroso, eh? Ah! Questo funzionerà di certo! Sul serio? Sono a corto di idee. Ah, questa piuma mi aiuterà di sicuro! Sveglia! Ecciu! Che è successo? Oh sì, i miei bei cerchi! Hanno un aspetto fantastico! Ho una bella sensazione per questa sfida! Un cuoricino, che amore! Chi gira la ruota questa volta? Facciamo pollice di ferro! Ho vinto! Per un pelo! Speriamo bene! Niente carta! E come faccio a disegnare? Dovrai inventarti qualcosa! Guarda qui! Comincio tracciando una linea al centro e poi un'altra e altre linee sopra e sotto. Adesso facciamo i due lati con la matita. Tracciamo il contorno che poi ricalcheremo a penna e una volta completata la sagoma con la gomma cancelliamo i tratti in più lungo i bordi. E adesso mano alla penna e seguiamo le linee. Andrà a creare un effetto 3D. Aggiungiamo il colore adesso. Attenzione a restare dentro le linee. Una volta fatto aggiungiamo un po' di ombre sui bordi. Basterà una semplice matita. Le aggiungiamo ovunque pensiamo ci sia bisogno di ombre. O dove secondo noi la luce dovrebbe essere un po' diversa. È un metodo originale di disegnare un cuoricino ed è davvero bello. Ecco fatto, che ne pensi? Wow! Voglio dire, carino. Che posso usare? Ci sono le mie mani! Semplicissimo! Un po' troppo? Deve esserci qualcosa che posso fare. Ci sono! Un cuoricino! Visto che ideona? È un cuore! No, non lo è. Spiacente. Ok, che ne dici adesso? Arrenditi e basta. So che posso farcela. Forza, dai, con queste dita. Ecco, stavolta ci sono. Mi serve solo una penna rossa. Metto un dito sopra l'altro e disegno un cuore. Con la penna rossa lo coloro anche dentro. Non è così male. Mi piace, anzi lo amo. Ma non ho ancora finito. Aggiungiamo una faccina sorridente. E un'altra per un vero amore. Così romantico, guarda! Oh, ma guarda che carino! Aspetta, voglio aggiungere qualcosa anch'io. Non rovinarlo, eh? Sarà bellissimo! Ecco, vedi? Si abbracciano adesso! Oh, mi sto quasi commuovendo! Che dolcezza! Ah, oh, c'ero quasi! Basta così, faremo decidere al fato! Con un giro di ruota. Che personaggio. Decisamente strano. Oh, guarda la ruota. Cosa? Oh, wow! Stavolta sarà complicato. Stop. Cosa? Rendiamolo interessante. 1, 2, 3, via! Che tensione. Oh no, la mia matita. Non c'è problema, ne ho un'altra. Non è proprio il massimo. Oh, ma dai! Oh? Oh, che sfortuna! Non posso perdere tempo così, ne sto sprecando tantissimo!
Devo sbrigarmi. Ormai la clessidra è quasi finita. Ah, via di qui! Ehi, tieni questa roba lontana dal mio disegno. Anche se... questo potrebbe essere utile. Inizierò disegnando una ballerina. Questo mi sarà molto utile. La grazia è fatta disegno. Userò i truccioli di matita per fare il tutù. Sono molto soddisfatto del risultato. Ehi, Ashley, che ne pensi? Bello, eh? No, ho perso troppo tempo. Ma posso ancora finire il mio disegno. Dammi solo un attimo. Oh, fai attenzione. Ok, ecco fatto. Che ne pensi? Carino, vero? Ottimo lavoro, guarda la clessidra. Ce l'abbiamo fatta. Qua la mano. Ben fatto. Che matita uso? Quella blu o quella verde? Ma guardatela. Sono innamorato di lei. Ci vediamo dopo nei miei sogni. Wow! Una lumaca carina. Chi gira? Ho vinto! Ah, pensavo sarebbe toccato a me. Forza! Senza mani, di nuovo! Beh, posso farcela. Al lavoro! Forse posso darle una mano. Ma no, stai sbagliando tutto, vedi? Ma come... vabbè, comunque ci provo. Chiudi gli occhi. Perché ti comporti così? Ok. Per fortuna ho questa benda. Come sto? Perfetta. È più difficile di quanto sembri. Sei bellissima. Voglio dire, sei bravissima. Forse le do un bacio. No, prima un fiore. Scherziamo, con quello che ho speso per questa rosa. Comunque, meglio sbrigarsi. Via da qui! A chi servono fiori quando basta una penna? E un po' di creatività. Così è persino più romantico. Ecco, adesso il gambo e... così. Finito. Spero le piaccia. Non ho idea di cosa ho disegnato. Però mica male, sembra proprio una lumaca. Ho disegnato una cosa anch'io. Per me... tu sei più bella di qualsiasi fiore. Ah, mi fai arrossire, che romantico. Tirare la ruota? No, è il mio turno. No, oh, va bene. Se facessimo una gara di pollici? Perché no? Credo ci metteremo un po'. Fermati. Perché non la facciamo girare insieme? Buona idea. Oh! Ehi, adesso ci divertiremo. Aspetta, dove siamo finiti? Forse dovremmo andarcene. Wow, il mio primo tatuaggio! Oh, sei impaziente! Cominciamo! Sei pazza! Sarà bellissimo! Mi fai il solletico! Wow, guarda un po'! Uno dei miei lavori migliori. Questo non era previsto. Mi piace! Tienilo lontano da me! Mamma, salvami! Tocca a te! Non ci penso proprio! Utilizzerò invece questa stampa, ritaglio la farfalla dalla carta, poi la metto a faccia in giù sul polso, la bagno con un po' di dopobarba e adesso la premerò sulla pelle. Fatto un tatuaggio senza dolore! Fantastico, vero? Niente male, sì! Mi sento così alla moda!